ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Pum Pum Pum, Christoph Piontek ancora una volta decisivo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualificazioni agli europei 2020, non di Serie A, non di Coppa Italia, ma di qualificazioni agli europei, ragazzi. Incredibile, Austria 0, Polonia 1, decide Christoph Piontek, un gol semplice, a porta vuota, ma comunque decisivo, decisivo come è lui, un uomo decisivo, Christoph Piontek. Mamma mia ragazzi, mamma mia, ancora una volta a segno. Un gol importante e una partita non semplice, perché comunque l'Austria ha vinto le ultime qualificazioni per quanto riguarda gli europei 2016, quindi sicuramente era una partita difficile, giocatori importanti come Arnautovic, come Alaba, di rango internazionale, e quindi una vittoria che vale doppio, una vittoria che vale doppio, anche perché Piontek ci ha messo 9 minuti per bagnare il suo secondo esordio con la nazionale polacca in gol, anche perché dopo l'esordio in National League, ecco l'esordio nelle qualificazioni agli europei 2020. Ragazzi, una serata tranquilla in questa prima serata di qualificazione, e poche sorprese e tante conferme, direi, perché vincono le big, convincono le big, non tutte, vincono comunque, come abbiamo detto, Croazia in rimonta 2-1 contro l'Azerbaijan in casa, e non ha giocato Brozovic che era in panchina, e vincono anche il Belgio 3-1 contro la Russia, vince l'Olanda e vince appunto la Polonia, quindi le big si confermano in questa prima giornata di qualificazione, con ogni big che ha vinto ha avuto una star che ha fatto sicuramente la differenza. Parliamo di Belgio-Russia, 3-1, Hazard fenomeno con il punto interrogativo sulla stagione di Courtois. Che stagione sta facendo Courtois? Un'altra papera questa sera, al Real ha perso il posto con il ritorno di Zidane, e il ritorno anche di Navas in porta da titolare, quindi veramente che stagione sta facendo Courtois? Punto interrogativo, è stato un bene per lui lasciare il Chelsea? Fino adesso si può anche dire di no. Però comunque il Belgio riesce nel suo obiettivo di battere la Russia 3-1, era una partita comunque non semplice tra due grandi protagoniste di Russia 2018, e mi aspettavo qualcosa in più dalla Russia personalmente, e invece oltre comunque ad applaudire alla partita di Hazard, che giocatore è Tielemans, mamma mia ragazzi che giocatore, pensare che era costato al Milan e alla Juventus prima di approdare al Monaco, mamma che talento, oltre al gol, ma proprio il talento che ha questo giocatore nel trattare la palla, nel servire i compagni, cioè veramente ha qualcosa in più rispetto agli altri. E poi ragazzi, Hazard, gol su rigore, e il solito spettacolo, vedere giocare questo giocatore è qualcosa di incredibile, troppa qualità, convince anche l'Olanda, fenomeno Depay, gol di Wijnaldum e gol anche del solito, sempre lui, Van Dijk, c'è sempre con il Liverpool e con l'Olanda, c'è sempre lui, a segno anche, come abbiamo già detto, il compagno di squadra di Van Dijk, Wijnaldum, per il gol del 2-0, e poi doppietta di Depay, che si conferma l'uomo del momento sia per quanto riguarda il Lione, la sua stagione con i francesi, ma anche a livello di nazionale, finisce quindi Olanda-Bielorussia 4-0. E vince di momento la Croazia di Monta, una vittoria poco convincente in casa contro l'Azerbaigian. Andiamo a vedere quali sono stati quindi i risultati della prima giornata di qualificazione, si replica domani, si replica ovviamente sabato con la partita tra Italia e Finlandia, poi domenica, lunedì e martedì con l'ultima partita degli azzurri, la seconda in questa fase di qualificazione contro il Liechtenstein, sempre in casa. Allora andiamo a vedere i risultati della prima giornata con la Croazia, che abbiamo già detto, ha dato 2-1 l'Azerbaijan in rimonta in casa, il successo della Polonia 1-0 contro l'Austria, il successo del Belgio 3-1 contro la Russia, il successo dell'Olanda 4-0 sulla Bielorussia, il successo del Kazakistan a sorpresa 3-0 contro la Scozia, questa è stata proprio la prima partita di qualificazione, il successo agevole come da previsto di Cipro contro San Marino per 5-0, vittoria della Macedonia 2-0 contro la Lettonia, vittoria della Slovacchia 2-0 contro l'Ungheria, pareggio tra Israele e Slovenia 1-1 e la vittoria dell'Irlanda del Nord 2-0 contro l'Estonia. Questi sono i risultati della prima giornata di qualificazione. Ovviamente ho detto domani si replica, quindi quali partite si giocheranno domani? Si giocheranno domani Bulgaria-Montenegro, Albania contro Turchia, Andorra-Islanda,
Inghilterra, Repubblica Ceca, questa secondo me è il big match di questa seconda giornata, secondo me. Lussemburgo, Lituania, Moldavia contro Francia e poi Portogallo contro Ucraina. Anche Portogallo, Ucraina comunque è una bella partita, quindi si replica anche domani. E gli azzurri, come abbiamo già detto, come penso che sappiate, giocano sabato in casa contro la Finlandia e poi martedì sempre in casa contro il Liechtenstein. Torniamo però al succo del discorso di questo video. Krzysztof Piątek, ragazzi, ma che stagione sta facendo? Anche con la Polonia si è messo a segnare. Allora ce ne andiamo via, chiudiamo tutto. Cioè, ragazzi, ma che giocatore. Un gol semplice, non montiamoci la testa, ha fatto un grande gol. Un gol semplice, da attaccante vero, la buota dentro, tre punti fondamentali per la qualificazione. Perché secondo me non vinceranno tanti in Austria di squadre in questa qualificazione, perché anche l'Austria è una squadra che punta ad andare all'Europeo, ovviamente, ha vinto le ultime qualificazioni. Vuoi che giochi già battuta dalla Polonia? No, assolutamente, farà un grande ritorno, ha dei giocatori fantastici come Arnautovic, che ha migliorato un sacco, Alaba, giocatore di livello internazionale, e attenzione, però veramente celebriamo i grandi giocatori questa sera celebriamo i grandi giocatori come Piątek, come Hazard, come Depay e anche come Modric, anche se non è andato a segno, il gol decisivo di Kramaric, comunque il gol che ha ribaltato la partita contro l'Azerbaigian. Ma che paura per la Croazia, che paura per la finalista di Russia 2018. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.